La mia passione per gli animali nasce fin da quando sono bambina. In particolar modo amo il mare e tutte le creature che lo abitano. I mammiferi marini sono la mia passione più grande, balene e delfini, che abitano anche le coste del litorale laziale. Grazie alla nostra associazione, di cui sono presidente, la PS Sotto al Mare, abbiamo proprio sviluppato un progetto di ricerca a scopo di tutela e conservazione per proteggere questi animali. In particolar modo farli conoscere, perché la conoscenza favorisce il rispetto. Noi raccogliamo dei dati fotografici su questi animali e identificare i singoli individui ci permette di conoscere caratteristiche molto importanti sullo stato di salute della popolazione. I delfini sono animali carismatici, sono animali che trasmettono tanto. Mi piacciono i delfini perché fanno i salti bellissimi. Ho visto un delfino che è passato sotto la gru e mi sono emozionato. Proteggere questi animali è molto importante in quanto sono specie ombrello. Questo significa che se il buono stato di salute di questi animali si riflette in un buono stato di salute generale di tutto l'ecosistema. Le catture accidentali, l'inquinamento e l'inquinamento acustico sono solo alcune delle cause maggiori, dei rischi maggiori che corrono questi animali. Le nostre attività di ricerca vengono supportate da chi decide di partecipare a questa esperienza con noi di osservazione di delfini liberi in natura. Non bisogna mai cercare un contatto con le specie selvatiche, immergersi con loro, cercare di alimentarli. Bisogna osservarli ricordandoci sempre di essere ospiti nel loro mare. Durante le nostre uscite molto importante è la pulizia che noi operiamo sul mare. Cerchiamo di raccogliere quanta più sporcizia noi incontriamo. Molto importante per noi è anche l'educazione ambientale. Circa 400 bambini e ragazzi sono stati coinvolti in un ambiziosissimo progetto per scoprire le secche di Torpaterno. Un'area marina protetta che pochi conoscono e che abbiamo potuto far scoprire grazie ad un robot sottomarino. Questo strumento ha consentito di riprendere immagini sui fondali dell'area marina protetta e far conoscere la biodiversità incredibile di questo luogo. Non è raro incontrare questi bellissimi animali a largo delle nostre coste e ogni volta anche per me, che questo lavoro lo faccio da tanti anni, è un'emozione unica.